Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Allora, mancano. Buonasera e grazie che siete venuti sul mio canale. Ragazzi, allora, questo nuovo video. Allora, vi vorrei parlare di tre argomenti che giustamente tutti gli altri hanno parlato e vorrei dire la mia. Allora, vorrei dire la mia al riguardo, diciamo, la prima considerazione. E al riguardo di Sarri, sull'intervista che ci hanno fatto, per le sue, diciamo, come devo dire, dichiarazioni che ha fatto dopo la partita, Fiorentina-Juventus. Allora, il signor Sarri non vuole capire che deve identificarsi nello stile Juventus. Certe dichiarazioni non deve rilasciare perché facendo quelle certe dichiarazioni automaticamente è come starebbe a buttare, non dico fango, ma carne agli avvoltoi. Quegli avvoltoi, diciamo, quegli avvoltori che non aspettano veramente di puntarti il dito e di dire la loro. Come giustamente c'è stata una risposta da parte di Antonio Conte. Quando Antonio Conte ti risponde, stai calmo che stai dalla parte del più forte. Ora, cosa significa? Che magari nei momenti negativi, nei momenti più brutti, che magari la squadra potrebbe venire meno, come è successo 2 anni fa a Firenze, che il Napoli ha perso lo scudetto a Firenze, è stata l'ennesima infangatura sulla Juventus, perché hanno detto che la Juventus ha rubato la partita a Milano con l'Inter perché ci voleva l'espulsione di Pjanic, eccetera, eccetera, eccetera. Però così, caro Sarri, fai male. E invece non deve essere così a livello mediatico che tu rilasci certe dichiarazioni. Perché, come ho detto, buttare carne agli avvoltoi, dopo gli avvoltoi si scatenano, dopo si scatenano. Ma invece non deve essere così, perché tu devi essere bravo sul campo. Nel far capire agli altri che la Juventus vince sul campo, non perché Conte ti fa capire che tu stai dalla parte del più forte, e oggi stai dalla parte del più forte, ma in tutti i sensi, in tutti i sensi, ma in tutti i sensi, non vorrei dire a livello mediatico perché magari chissà cosa farebbe la società Juventus, ma in tutti i sensi sul campo, sempre e assolutamente sul campo, e l'abbiamo dimostrato in questi 8 anni, nel bene e nel male. Uno, poi dopo. Sempre per rispondere a quei merdosi tifosi che voi già sapete, che io non ho peli sulla lingua e già sapete con chi ce l'ho, al riguardo che hanno goduto, già hanno fatto i film in testa a riguardo della notizia dei 12 capi ultras che hanno arrestato e si è capito subito il motivo perché nelle curve o nello stadio a volte si faceva l'incitamento del tifo verso Napoli. Specialmente verso Napoli, perché i bastardi dicevano: se tu non ci dai i biglietti, noi facciamo il tifo contro regioni, tifo diciamo offendendo a livello territoriale gli altri, così ti fanno la multa. E il loro gioco era così. E per fortuna la Juventus li ha denunciati e è uscita parte lesa. Sempre con l'aiuto della Juventus, la polizia si è potuta muovere con queste merde oggi si ritrovano in distretta, si trovano in carcere. E finirà anche questa storia, ogni volta che esce qualche notizia sulla Juventus, stanno sempre a dire su perché stanno aspettando proprio che qualcosa succeda, che veramente possano attaccare la Juventus. Però stavolta lo devono prendere nel culo perché sono già 18 anni, anzi no, sono dal 2006-2007, sì, sono diciamo 12-15 anni che da Calciopoli, a oggi ne hanno dette di tutti i colori. Volevano vedere distruggere una società dei colori, ma alla fine non ci sono riusciti, non ci sono riusciti. E poi ragazzi, per cambiare discorso ancora, sempre per rispondere a qualcuno sulla partita di ieri che è stata fatta ieri del Napoli,
Vengo sempre fraintesa, sempre fraintesa, perché ho lasciato un post sul Facebook che ho detto la mia riguardo che a Napoli ci sono i tuffatori. Lo stadio è bello come pescheria, perché si vede che è una piscina e ha i colori della piscina, azzurro, bianco e azzurro come una piscina. E giustamente io ho detto la mia. Allora, non è che possiamo fare i complimenti a un Napoli che ha giocato bene, perché giustamente tu quello che vedi non puoi dire che non è vero. È vero, abbiamo visto tutti una grande partita, sia da parte del Liverpool sia da parte del Napoli, e a 10 minuti dalla fine era una partita che stava incanalando sullo 0-0. Guarda un po' il classico episodio, calcio di rigore inesistente. Quando tu all'81esimo, 82esimo dai un calcio di rigore inesistente, ma tu che ti aspettavi? Ti aspettavi che i giocatori del Liverpool attaccassero l'arbitro perché non era calcio di rigore? Quelli sono i campioni, sono detentori di una coppa che hanno vinto, sono dei campioni, come avesse detto, tanto dai, facciamola vincere questa partita, tanto poi ci vediamo al girone di ritorno. Non so, questa è la mia idea, questo discorso, però non possiamo dare merito a un Napoli che giustamente che ha fatto una grande partita, però non potete dire il Napoli ha meritato, perché se voi dite il Napoli ha meritato vuol dire che dall'altra parte ci sono stati i demeriti, invece no, è stata proprio una grande partita dove ha meritato il Napoli, ma poteva meritare anche il Liverpool, perché se Mané dà quel passaggio a Salah col contagocce con precisione, quel tiro lì è gol, ma invece talmente che gli era dato forte il passaggio, che è molto aperto, che Salah lo doveva, è andato a raggiungerlo, e quando è arrivato come si chiama il giocatore del Napoli, quando ci è arrivato addosso oramai non è potuto fare niente più, non ha fatto più nulla. Comunque comunque complimenti al Napoli, perché giustamente il nostro calcio italiano sta tornando un'altra volta agli alti livelli come negli anni 80-90, e speriamo stasera che facciano bella figura anche Juventus e Atalanta, che poi non parliamo del risultato dell'Inter con lo Slavia Praga, che è vero, è la squadra diciamo la più forte dell'Austria, non mi ricordo più ragazzi, perché sono stanco e non ovviamente non mi ricordo, lo Slavia Praga è austriaca, non mi ricordo se è austriaca, comunque ha pareggiato 1-1, ma che stiamo scherzando? E questo è l'Inter dell'Inda. Voglio che dirvi, mancano poche ore per il nostro inizio della nostra Juventus. Speriamo che faccia una bella partita, una bella prestazione, che non sia come quella di Firenze, e veramente che ci possiamo divertire con Sarri, e che veramente che sia un divertimento contro a quei tifosi juventini che ancora non vogliono capire che l'allenatore giusto è arrivato, veramente è arrivato con il gioco, quello che tutti quanti volevamo vedere, il gioco. E può darsi con la fortuna che abbiamo noi, col gioco vinciamo, veramente vinciamo. Quella, la partita di Firenze, è una partita sospesa che ti insegna tante cose. Poi vi siete dimenticati anche la Juve di Lippi. La Juve di Lippi, quando vinciamo il campionato nell'arco dell'anno, prima o poi quelle 4-5 partite tu le perdevi sempre. E se noi oggi con Sarri 3 partite, 2 vittorie e un pareggio, poi io non so perché vi lamentate. Di cosa vi state a lamentare? Dovete stare con i piedi per terra. State con i piedi per terra, e ci vuole il tempo. Il tempo è galantuomo. Il tempo ci vuole, il tempo. Come ci vuole per noi, ci vuole per il Napoli, ci vuole per l'Inter. Poi i conti si fanno alla fine. Quando a maggio, a giugno, vediamo chi finirà il campionato al primo posto. Ma adesso siamo alla 3ª giornata, prima partita di Champions. State con i piedi per terra. Ragazzi, io vi saluto, un bacio a tutti voi e sempre forza Juventus.